di questo 24 luglio, perché appunto ci siamo inventati questa cosa un anno fa, che era un esperimento, come dire, quasi dadaista, cioè di provare a fare delle lezioni negli spazi pubblici del municipio. E avevamo invitato l'anno scorso per il 1° agosto Luca Serianni, io da assessore al municipio da poco insediato, insieme alla giunta del presidente Caudo. Passato un anno, che dire impegnativo è poco, perché è giusto dire che invece è stato un anno molto molto bello, e soprattutto è stato un anno in cui abbiamo seminato tantissimo, e questa cosa di grande come una città, forse chi l'ha seguita l'ha presente, insomma è diventata tantissime cose. Gliela stavo un po' raccontando al professor Serianni prima in macchina: da quella lezione sono gemmate diverse lezioni, sono più 150 lezioni, 34 gruppi di lavoro sulle tematiche più diverse, appunto storia, politica, questioni di genere, beni comuni. Oggi pomeriggio abbiamo appena terminato una riunione con il gruppo del Forum delle Disuguaglianze di Fabrizio Barca. C'è un gruppo di grande come una città che lavorerà in connubio con il Forum delle Disuguaglianze, e poi tante altre esperienze, appunto una quantità enorme di incontri, di lezioni pubbliche. E poi appunto abbiamo capito che, come dire, questa strana astronave che sta qui nel municipio, cioè questo centro commerciale che ospita, che accoglie ogni anno 18 milioni di presenze, era un luogo che non potevamo pensare fosse strano nel municipio, e quindi abbiamo pensato che fosse un luogo dove fare delle cose, anche qui, delle lezioni pubbliche. Siamo contenti dell'ospitalità che ci hanno offerto. Abbiamo pensato che questa piazza, che è una piazza ovviamente inventata, una piazza recentissima, nata con il centro commerciale, non pensata per essere, come dire, una piazza, potesse invece ritornare ad avere questo valore qui. E quindi abbiamo chiesto dopo un anno al professor Serianni se come dire, ci aiutava a fare il tagliando. Dopo un anno e veniva di nuovo qui con noi a farci una lezione. Abbiamo ragionato insieme su che cosa poteva, quale poteva essere il tema di questa lezione. Abbiamo pensato che qui a Porta di Roma, in un luogo che è chiaramente un luogo di confine, è un luogo di ingresso non soltanto nel municipio ma a Roma, un luogo che indica in tanti modi diversi appunto l'incrocio della civiltà romana con il resto d'Italia, appunto è un luogo che parla di migrazioni, di passaggio, e è ancora plasticamente questo. Appunto l'altra volta, quando abbiamo fatto l'incontro con Ascanio Celestini 2 mercoledì fa, abbiamo visto, mentre noi chiacchieravamo qui, appunto migliaia di persone che passavano, e che dovessimo appunto raccontare questo passaggio anche attraverso l'identità linguistica. E quindi, come vedete, il titolo di questo incontro sono Le mille lingue di Roma. Un anno fa ci aveva dato il là a questa esperienza eminentemente politica, con una lezione sulla lingua e la cittadinanza, che proprio a partire dalle basi di quella che è appunto la costruzione di una comunità politica ci ha fatto capire come all'interno della stessa carta costituzionale ci fossero i semi di una infrastruttura, di un'inflorescenza che è quella della costruzione di una comunità politica. Aveva analizzato con noi la struttura stessa linguistica della carta costituzionale, soprattutto a partire dai nodi che raccontano appunto che cosa vuol dire il rapporto tra lingua e cittadinanza, che cosa vuol dire la cittadinanza. E quelle parole erano state già allora particolarmente forti da un punto di vista politico, ma la sono diventate nella loro eco ancora di più nell'anno che abbiamo attraversato, in cui si è parlato molto appunto di italianità, di porti chiusi, di identità, di comunità non comunicanti, eccetera eccetera, mentre quella era stata una lezione che appunto nel suo essere altissima era poi stata una lezione invece che era
che era precipitata dentro le cose, soprattutto appunto nella nostra elaborazione che ci siamo portati per gli anni. Ecco, stranamente Luca Seriani, come dire, un po' forse neanche volendo, è stato il nume tutelare di un anno, di tutte le cose che abbiamo fatto, perché abbiamo capito che in questa rialfabetizzazione, in questa operazione di pedagogia pubblica permanente, fosse il modo in cui rispondere alle cattive passioni del presente, alle cattive passioni politiche del presente, all'approssimazione, alla superficialità, a quello che è stato chiamato il sovranismo psichico, all'incattivirsi delle coscienze, all'imbarbarirsi dei linguaggi, delle capacità di relazioni, eccetera, eccetera. E appunto a quella politica fatta di slogan che oggi appunto sembra dominare il paesaggio comune. Parlateci di Bibbiano, eccetera, eccetera. Allora, io lascio la parola al presidente del municipio, ringrazio tantissimo tutti voi e soprattutto ringrazio chi mi ha dato una mano quest'anno, chi ci ha dato una mano quest'anno a costruire questa cosa bellissima di grande come la città. È un po' anche un po' il nostro compleanno e quindi, come dire, ci facciamo gli auguri. C'è un gruppo accoglienza che è quella ragazza, signora che sta mangiando il gelato e che ha i fogli con sé per chi vuole dare una mano, per chi vuole capire che cosa è grande come una città, per chi vuole partecipare. Avremo un ultimo incontro martedì prossimo con Giovanni Tizian all'Arena Aniene, al parco Aniene, sulla relazione tra la Lega e gli affaristi russi, e poi ricominceremo dalla fine di agosto con altri incontri. Già stiamo progettando molte altre cose, forse un concerto di Daniele Silvestri e Nicolò Fabi alla fine di settembre, insomma tante cose molto diverse, ma anche cose molto come dire, di impegno anche costante sul territorio. Abbiamo una scuola di italiano per stranieri con 120 volontari, insomma cose di vario tipo. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie all'Hub TV che ci sta accompagnando da varie volte e che anche questo evento non soltanto lo riprende e lo manda in diretta, ma poi è fruibile per chi non è potuto esserci oggi. Se mi sono scordato qualcosa ditemelo che lo dico dopo, va bene? Grazie a tutti. Allora, intanto veramente grazie a tutte le persone. È passato un anno, in realtà meno di un anno, perché era il primo agosto a Piazzale, sulla metropolitana, sul tetto della metropolitana di Ionio, quando Luca Seriani ha avviato questo percorso. In questo anno tantissime persone ci hanno dato una mano, come ha detto Cristian, bisogna veramente ringraziare tutta la comunità di Grande come una città che sta facendo da enzima, una sorta di reazione chimica dentro il municipio e sta attivando tantissime cose che stanno succedendo a prescindere quasi dalla nostra volontà, e questo ancora ci fa ancora più piacere. Un anno sembra molto di più e siamo in un luogo completamente diverso. Abbiamo preteso con il nostro direttore che dirige questa struttura che si chiama Porta di Roma, gestita da una società francese, di intrometterci, di impicciarci in questo luogo, nella loro programmazione, che è una programmazione popolare, con il nostro modo di fare fin dall'inizio, con l'imprinting che abbiamo dato fin dall'inizio. Una persona che parla e delle persone che ascoltano, la cosa più semplice che si può immaginare, ma anche quella che in questo anno ha costruito più luoghi di quanti se ne possono costruire con le opere pubbliche. Le parole costruiscono luoghi e spazi. Io vorrei solo fare un brevissimo elenco, giusto per dare una sensazione, mettendo in fila alcuni, e non sono tutti, alcune delle cose che sono successe in questo anno, giusto per darci, veramente per stupirci, per tanti motivi. Luca Seriani, poi Filippo Gatti, Valerio Mastandrea, Giancarlo De Cataldo, il maestro Franco Lorenzoni, Francesca Mannocchi e Giovanni Fontana, Luigi Manconi a Vigne Nuove, Valerio Renzi e Elena Rosati, Elena Cattaneo dentro l'ex cartiera dell'Istituto Poligrafico a Montesacro, Alessandro Portelli, Marco da Milano, Stefano Liberti, Valeria Prea, Annalisa Camilli, Michele Colucci, Enrico Gargiulo, Riccardo Maggi, Julian Colabello, Teo Teardo, Alessandro Gori, Enrico Petronio, Miguel Benasiag, Donatella Di Cesare, Andrea Baranes, intervistata da Francesco Fornario, Diego Bianchi,
Carolina Morace, quando ancora non si parlava di calcio al femminile, noi abbiamo anticipato anche le tendenze. Carolina Morace, Sara Penzo, Daniele Manusia, Pinar Selecchi, Alessandra Pigliaro, Susanna Nicchiarelli, Thomas Trabacchi, Joy Lansdale col Giuliano Pezzone e Seba Pezzani, Gaia Cianciarelli, Elena Catarci, Carlo Sesti, Lea Melandri, Loredana Lipperini, Michela Murgia, Ruggero Taradel, Filippo Ceccarelli, Alessandro Borghi, Vinicio Marchioni, Giuliano Turone, Michele Gotor, Tommaso Montanari ha fatto una lezione strepitosa su Caravaggio nella scuola di Fidene. Concita De Gregorio, che è venuta per la prima volta a presentare il suo nuovo libro La Notte qui nel terzo municipio, Paolo Giordano, Stefania Aucci e qualche giorno fa Ascanio Celestini. Tutto questo grazie alla follia geniale di Cristian Raimo, di cui non mi pento mai di averlo portato in giunta, nonostante tutti i rischi che ci fa correre, ma di cui siamo contentissimi, perché il rischio è la parola che ci piace mettere in campo in questa esperienza amministrativa, il rischio di stare dentro le cose e non di stargli sopra o a fianco. Tutto questo è stato possibile grazie appunto alla genialità di Cristian, ed è stato fatto senza un euro pubblico, semplicemente perché c'è persone che hanno voglia di venire a raccontarci, come fa stasera il professor Luca Seriani, di venire a raccontarci quello che penso e di venire anche loro a contribuire a questa sorta di chimica nel terzo municipio, contribuire a questo enzima che sta attraversando il municipio. Lo fanno semplicemente con la voglia di partecipazione, quindi un grazie anche a tutte queste persone che sono venute a darci il loro pensiero e a seguire questa follia di una sorta di dislocazione mentale. Oggi parliamo di linguaggio in un posto che è un asteroide venuto dal nulla, dove qui non succede nulla che non sia consumare qualcosa. Se non consumi non ci stai, neanche ti siedi, devi comunque consumare, anche semplicemente per attraversare i corridoi. Un luogo in cui anche il profumo che viene emanato nei negozi è funzionale al fatto che tu devi spendere nei primi 20-30 minuti in cui entri qua dentro. I parcheggi qua sotto hanno la lucetta verde per farti parcheggiare il prima possibile, perché dopo 40 minuti non compri più. Questa è una grande macchina di consumo e noi siamo venuti a dissacrarla con linguaggio e con le parole, come ha fatto Ascanio Celestini qualche giorno fa. Questo è il nostro modo di contribuire a costruire una modernità alternativa. Ci piace la politica, ma non quella che leggiamo sui giornali e che ci arriva in televisione, quella che facciamo per strada de visu, come ieri sera, dove abbiamo fatto un'assemblea con 250 persone su un tema certo non popolare come quello dei rifiuti, un'assemblea dura, ma parlandoci e incontrandoci riusciamo a sciogliere anche i nodi più difficili. Questa è la politica che ci piace fare: spazi, luoghi, parole, gente che si incontra e si guarda negli occhi e che riscopre un po' l'umanità che sta alla base di quello che noi facciamo. Ricordo sempre che il primo gesto che ho fatto fare a questi matti della mia giunta, compreso Cristiano, quando 12 luglio di un anno fa ci siamo insediati, abbiamo appeso uno striscione che recitava "Porti aperti e diamo asilo". Non era ancora successo tutto quello che è successo dopo, ma quella cosa lì, che a me è valsa una multa dei vigili urbani per affissione abusiva e molti che commenti ironici dicendo "ma il municipio non c'ha i porti", per noi è la cornice valoriale entro cui qualsiasi cosa che noi facciamo, anche semplicemente spostare una sedia in municipio o tentare di riempire una buca, lo facciamo avendo affermato quel valore. Prima le persone, il fondo di quello che noi facciamo è il rispetto totale e infinito dell'umanità e delle persone. Se non manifesti i tuoi valori non puoi fare nessun tipo di amministrazione, forse neanche un amministratore di condominio. Quindi siamo qui per testimoniare ancora una volta che per noi questo è l'imprinting che ci piace quando parliamo di politica. Tutte le cose che abbiamo fatto in questo anno, e sono tantissime, l'abbiamo fatte sempre condividendole con le persone, discutendone per strada. Penso al grande lavoro che abbiamo fatto insieme a Cristian all'osservatorio per la chiusura dell'impianto di trattamento meccanico biologico che sta sulla Salaria. Un anno fa c'erano i miasmi, non si respirava neanche qui. A distanza di un anno, per vari motivi, ma anche grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, questo non succede. Ecco, vorremmo continuare a fare
e a dare una maggior forza, maggior corpo a questa forma di politica, non solo nel terzo municipio ma nella città di Roma, perché Roma ha bisogno di luoghi come questo, ha bisogno di riprendersi il suo futuro e la speranza. Noi la testimoniamo ogni volta che facciamo questi incontri e speriamo di essere, forse in parte lo stiamo diventando, un po' contagiosi grazie al vostro aiuto e alla vostra passione che ci mettete in tutte le cose che facciamo. Grazie ancora, do la parola al professor Luca Serianni, ringraziandolo ancora una volta della totale generosità che ha messo a servizio di questa nostra iniziativa. Grazie ancora e appuntamento al prossimo anno. Grazie. Allora, grazie dell'invito, molto gradito a Presidente e ad Assessore del Municipio, e naturalmente grazie a voi che siete qui venuti. Allora, il tema, le mille lingue di Roma, tema che mi è stato proposto da Christian Reim e che io ho accettato volentieri, perché mi sembra un tema con diversi addentellati che ci riguardano anche come cittadini romani. E la prima considerazione di esordio è che la presenza di più lingue in questo territorio è legata alla stessa storia di Roma, è una costante che si accompagna dalle remote origini di Roma fino ad oggi. Dico questo perché, come tutti sappiamo, la lingua che si parlava a Roma era il latino, però sottolineo un aspetto: il latino si parlava originariamente quasi solo a Roma, si trovava a Roma in un territorio profondamente percorso da altre lingue, da altri popoli, popoli di cui oggi abbiamo scarsa memoria per la semplice ragione che non ci hanno lasciato tracce, non dico paragonabili a quelle del latino, ma neanche tracce sufficientemente consistenti della loro presenza. Il più illustre di questi popoli erano gli Etruschi, una lingua non indoeuropea, e gli Etruschi si spingevano, come si sa, fino a parte del territorio romano. Veio, centro etrusco, fa oggi parte, con Isola Farnese, del comune di Roma, arrivavano proprio al cuore di Roma. E poi ci sono altri popoli che hanno lasciato tracce, spesso però incerte e indirette, per esempio i Falisci, ma viene solo in mente il nome di Faleri, che era il nome dell'attuale Civita Castellana, o di Faleri Novi. Ma questo, come altri toponimi del Lazio, è una ripresa moderna. Così anche per due toponimi del Lazio più noti di Faleri Novi, che sono Castro dei Volsci, ma in realtà i Volsci c'entrano poco, è semplicemente una ripresa che risale al 1872 per una ragione molto semplice, perché cioè c'erano molti luoghi nell'Italia Unita che si chiamavano Castro e quindi si è voluto caratterizzare il centro del Frusinate con riferimento alla popolazione a cui richiamarsi. Oppure Boville Ernica, che è un centro più piccolo di Castro dei Volsci, che non c'entra nulla con gli Ernici, che fra l'altro non si chiamava neanche Boville, anche Boville è un nome archeologizzante tirato fuori nel Novecento, il nome originario fino a quel momento era Bauco. Allora, la serie di popoli l'Etrusco e poi gli Italici, tutti gli altri popoli che ho avuto modo di citare appartengono ai popoli italici, alle lingue italiche, e creano un tessuto estremamente variegato fin dalle origini di Roma. Naturalmente sappiamo il latino e la stessa civiltà romana si sono imposti molto presto. Devo naturalmente, ne voglio ripercorrere dati fra l'altro molto noti. Faccio solo però una ulteriore osservazione relativa alla fase remota
della nostra storia linguistica di romani, e cioè al latino. Si pensa che il latino appartenga ad una fase definitivamente tramontata. Questo è vero nella sua declinazione più banale, non ci sono parlanti nativi latino, certo, non ci sono da molto tempo, però pensiamo che a Roma c'è stata una tradizione particolarmente forte di iscrizioni in latino anche nella Roma dal 1870 in poi. Un giovane studioso, Antonino Anastasi, ha pubblicato proprio pochi giorni fa una bella monografia che illustra ampiamente la presenza di queste iscrizioni. E non dobbiamo pensare solo a iscrizioni di palazzi pubblici, ci sono naturalmente anche quelle, ma ci sono iscrizioni di normalissime case di abitazione in cui l'architetto che le ha progettate o magari i proprietari che le hanno fatte edificare hanno voluto richiamare la latinità. Questa è una caratteristica tipica, direi esclusiva di Roma, non c'è nulla del genere in altre grandi città italiane, Milano, Napoli, men che meno all'estero. È una presenza del latino che si è protratta fino ad un'epoca molto moderna. Dicevo, non ripercorro le tappe della storia di Roma se non per ricordare tre elementi. Il primo è la rapidità del processo di conquista da parte di Roma del resto d'Italia. Al 270 avanti Cristo tutta l'Italia peninsulare è romanizzata, è sotto il dominio di Roma, il che non significa che il latino si diffondesse con altrettanta rapidità. Roma non fece mai una politica di dichiarata colonizzazione linguistica, però certamente una data così remota è molto significativa. Però abbiamo anche dei momenti di gravissima decadenza, e questi momenti sono due, dati noti, ma insomma mi fa piacere di ricordarli per ciò che dirò subito dopo. La prima è la guerra greco-gotica, siamo nel VI secolo e sono vent'anni, poco più di vent'anni, anzi non arriviamo a vent'anni, di estrema crisi, di estremo decadimento di Roma, che solo tre secoli prima era una città popolatissima, 1 milione di abitanti, sono tanti anche oggi, ma pensate cosa dovevano essere come impatto umano e anche organizzativo nell'impero. E Roma invece in questo periodo ha una decadenza totale che spicca proprio tenendo conto della cinta delle mura aureliane, in gran parte ancora oggi conservate, che risalgono al III secolo, però all'interno di queste mura c'era un territorio in grandissima parte disabitato. Le mura sono una specie di testimonianza viva della crisi demografica, ma non solo demografica, di Roma. E l'altro periodo di grave crisi di Roma è il periodo della cosiddetta cattività avignonese, cattività babilonese, anche della Chiesa. Insomma, il periodo in cui i papi si trasferiscono ad Avignone. Siamo appunto nel corso del 300. Ed è un periodo che, sottolineo, perché la presenza del papato è una delle costanti della storia di Roma, è un elemento fondante, al punto che l'assenza del papato comporta una crisi molto grave che il tentativo di Cola di Rienzo non riesce, a metà del secolo, non riesce a cui non riesce a rimediare. Una prova linguistico-topografica di questa crisi è la seguente. Noi siamo abituati, siamo familiari con riferimenti come Campidoglio o Foro Romano.
Però in questo periodo si perde anche la nozione di queste realtà della Roma antica e il Campidoglio è noto come Monte Caprino, il Foro Romano come Campo Vaccino. Non c'è quasi bisogno di commentare, le vacche e le capre sono i riferimenti rispetto a resti antichi di cui si è persa completamente traccia, di cui si è perso comunque il significato, la coscienza. Dunque, detto questo, però dobbiamo anche considerare che la testimonianza del volgare è abbastanza precoce a Roma, ma vi faccio riferimento proprio per confermare da due esempi che farò la vocazione, quella che dicevo prima, una vocazione forse non del tutto esplicita e consapevole di Roma al plurilinguismo. Una delle più antiche testimonianze in volgare è l'iscrizione che si legge, il graffito che si legge in una delle tante catacombe, la catacomba di Commodilla. Siamo nel IX secolo ed è una iscrizione che in cui una anonima mano ha scritto queste parole: non dicere ille secreta a voce. È interessante la grafia di voce, cioè a voce, perché chi scriveva ha aggiunto una B. Un caso non del tutto banale per qualunque romano di oggi e di ieri: la sequenza scritta a casa si pronuncia a casa con quella C rafforzata, questa è la pronuncia normale in Italia, dalla Toscana compresa in giù. Quindi qual era la ragione di questa pedanteria? Intanto che cosa vuol dire la scritta? Si riferisce alla ammonizione da parte di un religioso ad un altro confratello celebrante la messa di non dire le parti, di non pronunciare le parti segrete della liturgia ad alta voce. E quindi l'idea è quella di dire: attenzione, aggiornati, sono parti che non devi pronunciare ad alta voce, devi pronunciarle endofasicamente, come si dice. Ma perché questa B aggiunta? Mi sembra persuasiva l'ipotesi di Pietro Trifone, che ha pensato che la B aggiunta fosse parte di un messaggio rivolto ad un lettore non romano, ad un lettore di altra provenienza, che rischiava di non leggere, di non interpretare correttamente questo messaggio, che è un esempio di proto-romanesco. Insomma, una circolazione di religiosi che non si limita ai romani, ma che comprende anche religiosi di altra provenienza, esattamente come è avvenuto nel corso della secolare storia della Chiesa cattolica. E un discorso leggermente diverso dobbiamo fare per un altro dei monumenti della prima età volgare romana, l'iscrizione di San Clemente, la basilica di San Clemente, la basilica sotterranea esattamente di San Clemente, non lontana dal Colosseo, presenta una caratteristica, un caratteristico messaggio iconico con una iscrizione. Oggi l'iscrizione quasi non si legge più, ma abbiamo riproduzioni attraverso acquarelli soprattutto che ci permettono di sapere che cosa era scritto. Allora, intanto dal punto di vista iconografico si riproduce una leggenda, quella del miracolo di San Clemente. Patrizio romano Sisinnio cerca di mandare al martirio San Clemente, ma per un miracolo San Clemente si trasforma in una colonna che i servi non riescono a trasportare, e la parte scritta documenta con una tecnica che è stata giustamente avvicinata a quella del fumetto questo scambio di battute. I servi, secondo la ricostruzione più probabile,
si esortano reciprocamente a far forza per portare questo santo che si è trasformato in colonna, ma loro non lo sanno, non lo vedono. E quindi Albertel Carvoncelle Traite, cioè tirate. E poi un altro personaggio si chiama Gusmari. Siccome non riescono a portare, a trasportare questa colonna, alla fine il patrizio sbotta e dice: fili delle pute, traite, non state lavorando per bene. Fili delle pute, davvero non ho bisogno di tradurlo, ed è una specie di stigma dell'amore, del turpiloquio, della presenza del turpiloquio nella storia di Roma. Perché cito questa iscrizione in termini di tendenziale plurilinguismo? Perché riflettiamo un momento ai tre nomi dei servi, che sono nomi di fantasia. San Clemente e anche Sisinio sono nomi che si leggevano nella leggenda che ha ispirato l'anonimo pittore. Questi nomi sono nomi di fantasia, si chiamano così i servi, si potevano chiamare anche in un altro modo. Però sono nomi che ci rimandano a tre componenti diverse della Roma altomedievale. Carvoncelle, cioè Carboncello, è un soprannome evidentemente dato ad una persona molto scura di pelle, e quindi scura, nera, come il carbone. Quanto ad Albertello, come Alberto, è un nome germanico. I nomi germanici, in particolare i nomi proprio germanici, sono una componente importante del nostro patrimonio onomastico e anche in generale in quello delle lingue occidentali. Infine Gusmari. Gusmari ci rimanda al greco. È una alterazione da Cosmas, Santi, Cosma e Damiano, e fa riferimento all'arte, insomma il nome si può collegare all'arte cosmatesca alimentata dagli marmorari romani attivi tra XII e XIV secolo. Insomma, tre lingue diverse: i germani da un lato, il fondo latino, e dall'altra parte anche questa presenza di greco. Dicevo le parolacce, la parolaccia dell'iscrizione. Beh, anche qui potremmo dire che c'è una contrapposizione tra volgare, che è la lingua di Sisinio e dei servi, dei pagani dunque, e il latino, perché dall'alto, nell'alto, nella parte alta dell'affresco, si riproducono in un latino molto approssimativo le parole attribuite a San Clemente, che sono queste: durizziam cordis vestri saxa traere meruistis. Durizziam invece di durizia, ma non mi metto qui a fare il professore, anche perché non avrebbe molto senso. Per la durezza del vostro cuore, voi pagani avete meritato di trascinare delle pietre. Insomma, è facile la riflessione per cui il latino rappresenta l'elemento alto, la lingua in questo caso della ortodossia religiosa, e il volgare la lingua bassa, appunto, dei pagani. Ho detto che appunto con Modilla siamo al IX secolo, qui siamo abbastanza oltre, fine XI, inizio XII. Citiamo però non un testo, ma un epitaffio, l'epitaffio del Papa Gregorio V, che muore nel 999, dunque nel penultimo anno del X secolo. E allora l'epigrafista che voleva celebrare i meriti del Papa scrive: usus Francisca vulgari et voce latina instituit populus eloquio triplici. Allora, usando tre lingue, la Francesca, la francese, la volgare, cioè diciamo pure il volgare che si parlava a Roma,
Il Papa è il Vescovo di Roma e quindi deve anche oggi, oggi non il romanesco, ma insomma assicurare la padronanza dell'italiano e naturalmente il latino. Con queste tre lingue svolse la sua funzione di colui che annuncia il Vangelo, l'institutio del popolo in tre lingue. Insomma, non sarà un caso che anche qui si sottolinea la presenza di più lingue circolanti a Roma. C'è un però relativo alla storia della Roma di questo periodo. Il fatto che questa effervescenza di lingue, di culture, di livelli non impedisce che la società romana, anche nei secoli successivi, all'undicesimo, dodicesimo, presenti una forte involuzione. Roma, cioè, è sempre più avvertita dal resto d'Italia come una città di persone estremamente rozze, di contadini inurbati. Facciamo due, diciamo, citazioni in proposito, la prima molto famosa, che è quella di Dante, che nel suo trattato De Vulgari Eloquentia passa in rassegna i vari dialetti italiani con l'idea di dimostrare, attraverso questa analisi, che nessun volgare, tantomeno il fiorentino, è degno di figurare come volgare illustre. Quando passa al romanesco, che è uno dei volgari citati, dice, lo definisce tristiloquium, quindi una lingua squallida, trista, non meritevole di nessuna considerazione, e resta colpito dal fatto che nella Roma del suo tempo non si dava altro pronome allocutivo che il tu, si dava sempre del tu, non si alternava a seconda dell'interlocutore tra tu e voi, il lei non esisteva ancora. E infatti, quando Dante incontra Cacciaguida nel paradiso, gli dà del voi e dice: dal voi che prima Roma sofferie e in che la sua famiglia men persevra, ricominciarono le parole mie. Ripresi la voce, ripresi a parlare dando del voi a Cacciaguida, quel voi, secondo Dante, diffuso nella tradizione dell'impero, nel quale uso la famiglia, cioè i romani attuali, non perseverano perché danno a tutti del tu. Ecco, e questa presenza di una Roma inurbata, di romani decaduti come status sociale, proprio secondo la percezione dell'epoca, si conferma anche da precisi dati storici, questa volta relativi al 400, quando Firenze aveva già conosciuto dal secolo precedente almeno una estrema e vivacissima fioritura mercantile e finanziaria. Nulla di tutto questo per Roma, che presenta una situazione di, per usare un termine non romanesco, che però indica bene, avrebbe indicato bene successivamente la percezione dei romani da parte degli altri, una popolazione di cafoni. Questa è la percezione. Ma è una percezione che noi possiamo allungare, proiettare anche nei secoli successivi, se pensiamo che Giuseppe Gioacchino Belli, il massimo poeta della tradizione romanesca, ebbe una volta dal principe Gabrielli l'invito a tradurre in romanesco i Vangeli. C'era proprio l'idea di tradurre i Vangeli nei vari dialetti italiani. È un principio questo che non si è ancora del tutto perso, se pensiamo che nel Corriere della Sera da qualche tempo c'è una traduzione nei vari dialetti italiani dell'Infinito di Leopardi. Vabbè. Comunque,
fa questa richiesta a Belli e Belli dice no, non si può tradurre il Vangelo in una lingua, la definisce lui così, abietta e buffona. Quindi non è una lingua degna di annunciare il Vangelo, eppure è proprio quella lingua alla quale Belli, per usare la sua immagine, dedica un monumento alla plebe romana, appunto, costituito dai suoi sonetti. Ecco, allora, stigma negativo che accompagna la storia di Roma e che ha origini abbastanza antiche. Potremmo anche ricordare, come ho fatto prima, il foro caprino, il campo vaccino, no? Come in una specie di DNA sociologico della storia di Roma, che tuttavia non impedisce nel 300 la nascita di un grande capolavoro letterario. Capolavoro di cui non sappiamo molto, perché non sappiamo neanche il nome dell'autore. Infatti si parla di una cronica dell'anonimo romano ed è un testo che ci è trasmesso da manoscritti cinquecenteschi, ma che tuttavia si lascia interpretare come un monumento della, linguistico della Roma trecentesca. Un passo molto noto di questo testo è quello dedicato alla morte di Cola di Rienzo, che ricordavo prima. Cola di Rienzo interpreta, anche alla luce dell'anonimo autore della cronica, il caso di chi, venuto da su da condizioni estremamente umili, pensa di raggiungere il potere ma non riesce a mantenerlo e alla fine è esso stesso vittima del potere dittatoriale, diremmo oggi, che aveva costruito. Il brano in questione, ve ne leggo alcune parti rapidamente, proprio per agganciarmi ad una considerazione successiva, è quello della appunto uccisione di Cola di Rienzo, il cui cadavere viene trascinato per le strade di Roma e dileggiato. Così lo passavano come fossi criviello, lo continuavano a colpirlo, a trafiggerlo, anche se era morto, come se fosse un crivello. Ecco, è un'immagine molto forte. Onne uno se ne giocava, chiunque prendeva gioco di lui. Per questa via fu strascinato fia Santo Marcello, quindi la chiesa che oggi esiste, sia pure senza più nulla di trecentesco, e là fu appeso per i piedi a uno mignaniello. Il mignaniello è un balcone. Capo non aveva, erano rimaste le cocce, cioè le ossa del cranio, per la via donne era strascinato, gli avevano mozzato il capo e si vedevano ancora le ossa nella strada lungo la quale era stato trascinato. Tante ferute aveva, parea criviello. Questa immagine evidentemente ha colpito l'autore, se ritorna subito dopo. Non era luogo senza feruta. Le mazze, cioè le budelle, defora grasse, grasso era orribilmente, bianco come latte insanguinato. Tanta era la sua grassezza che pareva uno smisurato bufalo, ovvero vacca a masciello. Ecco, è una ricostruzione, come vedete, anche di notevole efficacia narrativa, che però mi serve per una banale riflessione linguistica. Il testo che vi ho letto è certamente romanesco, ma altrettanto certamente ha poco a che fare, non dico col romanesco che ancora oggi può capitare di sentire, ma col romanesco di Belli. È un testo che ci rimanda ad un dialetto chiaramente meridionale, quella che è stata chiamata la prima fase del romanesco.
Che cosa succede infatti al romanesco più che ad altri dialetti parlati in Italia? Succede che già nel corso del 400, attraverso la presenza di numerosi magnati toscani a Roma e poi soprattutto attraverso l'esperienza dei papi medicei del 500, i quali portano con sé una corte di toscani, il dialetto romanesco si toscanizza. Dicevo, questa non è la... Qui sto un po' crollando, ma insomma, comunque sto crollando come leggio, ma insomma posso tenerlo in mano. Allora, è la sorte di tutti gli altri dialetti che cedono di fronte al toscano. Tuttavia, negli altri dialetti, questo cedimento avviene per via scritta, per via letteraria, perché i grandi modelli letterari toscani si impongono. Nel caso di Roma, oltre a questo canale, c'è però una sostituzione dal basso, e cioè, grazie, sì, sì, se no, grazie. Roma viene, la popolazione romana viene sostituita da toscani e, a parte il prestigio dei papi medici di Leone X e di Clemente VII, c'è l'episodio molto drammatico del sacco di Roma. Roma viene violata dai tempi remoti delle violazioni proprio durante la guerra greco-gotica e questo determina un cambiamento totale della popolazione. È stato calcolato, tutte le ricerche di demografia storica sono naturalmente presuntive e indirette, che la componente romana prima del sacco di Roma era più o meno un terzo della popolazione. E invece verso il 1550, quando questi eventi si sono compiuti, forse l'80% è stato calcolato, era di cittadini romani, era rappresentato da immigrati o figli di immigrati, come si direbbe oggi, immigrati di seconda generazione. Un cambiamento radicale, dunque, della popolazione romana e naturalmente delle abitudini linguistiche che Roma si porta. Tuttavia, questo processo non ha portato alla perdita del romanesco, come si poteva anche immaginare. Direi ancora una volta che la vocazione plurilingue si è confermata attraverso la presenza di un filone romanesco, di un uso romanesco che è arrivato fino al Novecento. Infatti potremmo ricordare alcuni fenomeni linguistici, ne ricordo solo uno, state tranquilli, che non esistevano nel romanesco arcaico, nel romanesco medievale, ma si sono diffusi modernamente. Mi riferisco alla pronuncia tera invece di terra, che è un tratto, come si dice, molto stigmatizzato, cioè un romano mediamente colto lo evita, tenderà a dire anche lui abile ragione, ma non dirà terra, no? Atera. Insomma, è un salto di livello sociolinguistico da cui il romano si guarda, però è un tratto abbastanza recente. Nel Belli che ricordavo prima, il tratto si coglie nel suo farsi. Ci sono cioè esempi di questo tratto che ha avuto una diffusione quindi molto recente. Dico questo per mostrare come il romanesco abbia mantenuto una sua capacità di rinnovarsi nonostante oggi non sia un vero e proprio dialetto, ma sia affidato solo ad alcune declinazioni o prosodiche, la caratteristica intonazione calata del romanesco, che è quello, che è il tratto sul quale chi lo imita
falleva, naturalmente, come avverrebbe anche per altri dialetti, napoletano, veneto, eccetera, e la presenza di un certo patrimonio lessicale. Ma qui vi propongo un dato che è facile ormai ricavare grazie alla presenza di versioni elettroniche dei grandi dizionari. Partendo dal Devoto Oli ho fatto questa banalissima e facile verifica. Ho censito con un click quali erano i lemmi, le voci del dizionario, marcate con riferimento al romanesco, roman. No, i dizionari danno sempre l'indicazione della sfera d'uso, della circolazione di queste parole, e ho confrontato questo insieme con quello relativo a Milano e a Napoli, cioè alle grandi altre due metropoli dell'Italia di oggi. Allora è interessante notare che le parole romanesche sono 150 e sono le parole che più o meno conosciamo: fregnaccia, monnezza, pischello e varie altre. Fermiamoci un momento su queste tre parole che ho appuntato anche abbastanza a caso. Beh, fregnaccia fa sempre riferimento alla vocazione al turpiloquio, e monnezza, meglio non commentare, è una di quelle parole che ha una forte carica espressiva. C'era un personaggio negli anni 60-70 interpretato da Thomas Millian, attore cubano, che chi ha l'età mia naturalmente può ricordare, soprannominato Ermonnezza, no? Cioè proprio il peggio del peggio quanto a rozzezza di Roma. E poi abbiamo Pischello. Pischello ci fa venire in mente, per esempio, Pasolini. Beh, Pasolini è uno degli esempi che potremmo citare della vitalità, questa volta letteraria, del romanesco, per la buona ragione che non era romano. Era nato a Bologna da famiglia friulana, però al romanesco affida la coloritura dei suoi romanzi più noti o comunque destinati al maggiore successo. E l'altro non romano che diciamo omaggia dal punto di vista letterario il romanesco è naturalmente Carlo Emilio Gadda, col suo quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Addirittura il titolo è mantenuto nel romanesco. Dunque 150 parole sono parecchie, se pensiamo che Napoli sono connotate come napoletane 28, quindi 150 contro 28, tra cui, non so, scugnizzo, per esempio, o sgarrupato. Sgarrupato è un napoletanismo recente, perché non era noto al di fuori di Napoli, prima di una fortunata operazione editoriale degli anni 90 del secolo scorso, in cui un maestro elementare raccolse e commentò, forse in parte inventò, chissà, gli sfondoni vari dei suoi alunni di scuola elementare. E questo sgarrupato, cioè alterato, cadente, quasi simbolo di un certo modo di percepire la realtà napoletana, in particolare quella urbana, ma non solo, ha fatto storia, ha fatto fortuna e si è diffuso al di fuori. 150, 28 e soltanto 12 quelli milanesi. Non ce n'è nessuno che sia veramente noto. Quello che mi è sembrato relativamente più noto, ma che penso ci sarà sicuramente qualcuno di voi che non conosce, proprio perché poi tanto noto non è, è schiscetta. Schiscetta è la merenda che i lavoratori o anche gli scolari portano con sé, lo spuntino da fare durante il turno di lavoro. Ma perché questo? Perché Milano sì che si è italianizzata profondamente, e quindi il dialetto originario, che pure era un dialetto altrettanto prestigioso rispetto dal punto di vista dello status letterario, quanto il romanesco, non c'è dubbio. La tosse viene amplificata in modo eccessivo e ve ne chiedo scusa. Pensiamo al fatto che
Belli, che citavo prima, ha un modello specifico nel massimo poeta in dialetto milanese, che è Carlo Porta. Eppure Milano non ha inciso dal punto di vista dialettale in modo adeguato rispetto a Roma. Le ragioni di questo primato di Roma sono presto dette: la fortuna dei film, in particolare la commedia all'italiana, il fatto banale che Roma è la sede della RAI e quindi molte trasmissioni sono gestite da persone romane e comunque la presenza del romanesco è molto forte. Ma c'è un altro elemento che, ormai avviandomi un po' alla conclusione, vorrei sottolineare e che mostra questa volta la vocazione supraregionale di Roma. Ed è questa riflessione legata ai cognomi più comuni a Roma. L'indagine a cui faccio riferimento risale a qualche anno fa, al 2000, però è facile pensare che i dati siano ancora oggi pienamente validi. Chiediamoci quali sono i cognomi più frequenti, quali erano i più frequenti nel 2000. Allora, indovinate un po', il cognome più frequente è Rossi. Poi troviamo al rango 7, quindi un rango molto alto, il cognome Russo. Russo non è altro che l'equivalente di Rossi in area meridionale ed è un cognome che oggi probabilmente è quello più diffuso in tutta Italia perché ha la forte presenza spontanea del Mezzogiorno. Si unisce la presenza di moltissimi Russo al nord, frutto di immigrazioni interne. E poi al punto 9 abbiamo Bianchi. Beh, sono nomi panitaliani, non c'è veramente nulla di romanesco. Le cifre erano, il rango era 179 per quanto riguarda Roma, 125 per quanto riguarda l'intero territorio nazionale. Per trovare nomi appena meno comuni, ma comunque non esclusivi di del romanesco, dobbiamo arrivare a Proietti, rango 6 a Roma. Proietti appartiene a quella serie di cognomi molto diffusi in tutta l'Italia che venivano assegnati ai trovatelli, proiectus, abbandonato, e ha precisi corrispettivi in Esposito, tipico ma certamente non esclusivo di Napoli, a degli esposti o a nocentini, no? L'innocenza rappresentata dal bambino abbandonato, che sono invece caratteristici della Toscana. Proietti 6, però il rango italiano è 182, quindi insomma abbastanza diffuso in generale. Poi Rosati, che è un normalissimo nome derivato da un nome proprio. Rosato, oggi il nome non esiste più. Esiste naturalmente il cognome, come anche il celebre caffè di questo nome a Piazza del Popolo. E poi Ceccarelli, uno dei tanti nomi derivati da un nome proprio. Non hanno nulla di particolarmente romano. Se invece andiamo a guardare le altre province del Lazio, vediamo che i nomi più diffusi sono tipici di quella provincia. Non sono nomi diffusi, perché la popolazione è stata sempre più o meno la stessa. Non ci sono stati grandi movimenti immigratori. Un esempio, Frosinone, il terzo cognome più diffuso è Turriziani, cognome tipico di Frosinone, che a livello nazionale in tutta Italia occupa il rango 9479. Guardate che differenza. A Frosinone 3, molto comune, in tutta Italia 9479. E così anche per Latina, che pure ha conosciuto una forte trasformazione demografica, come dimostra il fatto che è una città di fondazione recente, 1932, con coloni veneti. Però Latina si è molto espansa anche attraverso abitanti del Lazio interno. Fatto sta che il cognome, un cognome molto comune a Latina, è Centra. 16,
un rango alto, 9.310 in tutta Italia, anche qui, no? Guardate che squilibrio. E lo stesso a Rieti, Formichetti rango 7, 13.899 in tutta Italia, e a Viterbo, Ragonesi rango 15, 10.219 in tutta Italia. Queste sono cifre che ci dicono con assoluta evidenza, ci confermano di una presenza, di una superlingua, chiamiamola così per comodità, a Roma, che ha sempre convissuto col dialetto locale, con la realtà locale. Ma la situazione dei nostri anni, a Roma come del resto in altre città, non può prescindere dalla presenza dei nuovi italiani, cioè dalla presenza di minoranze che provengono dall'estero. Qui i dati sono i dati nazionali sono abbastanza interessanti, comunque quelli di Roma relativi al 2018 ci dicono che la presenza di stranieri è di 385.000 persone. Non tantissime in realtà se pensiamo all'intera popolazione, ma comunque significativa, 13,4. E le etnie più presenti sono quelle che possiamo facilmente immaginare, l'etnia rumena che da sola rappresenta un quarto, poi Filippine e Bangladesh. Ma dobbiamo anche tener conto che una quota significativa di originari stranieri sfugge alle statistiche, sfugge alle rilevazioni statistiche, per la buona ragione che acquisisce la cittadinanza italiana. E naturalmente diventano italiani anche per i dati Istat a tutti gli effetti, non sono più stranieri. Questa quota, ho il dato nazionale relativo al 2016, è una quota consistente. Nel 2016 ci sono state circa 300.000 richieste di iscrizione all'anagrafe italiana da un'anagrafe straniera. Naturalmente alcuni sono italiani che magari avevano cambiato cittadinanza e che vogliono riacquisire quella italiana, però un numero consistente di questa quota è rappresentato da stranieri. Ma qui vorrei fare una riflessione proprio sul grado di integrazione complessivamente considerato, e considerato dal punto di vista, ancora una volta, ognuno fa il suo mestiere, dal punto di vista della lingua, in questo caso dei primi nomi, delle comunità straniere. Chiediamoci cioè quali sono i nomi che genitori non italiani assegnano di preferenza ai loro figli. E allora troviamo tra i 10 più comuni nomi femminili che 7, dati a figli di genitori stranieri, che 7 di essi sono comunissimi anche per gli italiani. Qui è chiaramente sono i genitori stranieri che si sono adeguati a un nome italiano avvertito come di moda. Sono nomi come Sara, Sofia, Melissa, Aurora, Giulia, Emma, Alessia, nomi molto comuni in Italia e che sono stati adottati largamente da molte etnie straniere, in particolare da rumeni. Nel sottouniverso maschile, nei nomi appunto maschili, che è più condizionato dalla tradizione familiare, la quota di nomi condivisi dagli autoctoni, cioè dagli italiani, è inferiore. Ecco, Matteo è comune per le famiglie straniere e anche per gli italiani, e poi con un assetto esotico che non è raro neanche da noi, troviamo David, qui la pronuncia oscilla, e poi Kevin, nome di fortune, no? Televisive, o Gabriel. Sì, sono nomi che sono molto comuni anche presso la popolazione autoctona, in particolare per quanto riguarda Kevin, dai 20 anni in giù.
significativo che la massima impermeabilità rispetto al contesto onomastico circostante sia costituita dai primi sei nomi marocchini, nessuno dei quali è diffuso in Italia, mentre i primi sei nomi albanesi sono indistinguibili dai corrispondenti italiani, e questo naturalmente la dice lunga sul diverso grado di integrazione culturale. Il nome è un atto culturale, l'assegnazione del nome è un atto culturale molto significativo, è un dato molto significativo. Gli albanesi, che rappresentano la prima ondata di primi anni 90 di stranieri approdati nel nostro territorio, sono completamente integrati. Lo dimostrano anche i nomi, troviamo ancora Kevin, poi Andrea, Matteo, Enea, Alessio, Mattia, i nomi maschili. E invece quelli marocchini sono tutti nomi di tradizione araba che non ho riportato, ma insomma basta il dato. E questo naturalmente ci dice, evitando facili irenismi, che appunto non con tutte le etnie il grado di integrazione avviene così facilmente. Ma quello che volevo però sottolineare è proprio questo. Roma presenta una molteplicità di lingue che diventa particolarmente evidente nel corso della sua storia. Possiamo appunto risalire al latino, sorgerne, scorgerne le tracce anche nelle strade della Roma moderna, e naturalmente possiamo rifarci ai contatti con le lingue con cui durante il Medioevo Roma è venuta a contatto. La realtà di oggi ci proietta in una realtà in parte plurilingue. Quello che però diventa linguisticamente significativo è valutare il grado di integrazione di queste altre lingue. Un grado di integrazione che inevitabilmente avviene un po' a senso unico, cioè sono le comunità straniere che si adeguano alla lingua del luogo, per la semplice ragione che sono comunità varie, di vario ceppo, di varia tradizione, di varie culture, di varie religioni, e quindi naturalmente l'italiano funge anche attraverso la scolarizzazione dei figli come una lingua veicolare all'interno dei rapporti tra gli stranieri e il resto d'Italia, e poi finisce con l'essere usata nell'arco di due o al massimo di tre generazioni. Quest'ultimo episodio che citavo, quest'ultimo dato, appunto conferma quella che è la vocazione, direi, forse non consapevole, dicevo prima, è un dato di fatto più che legata alla percezione del comune romano, che però ha, sia pure confusamente, sia pure vagamente, l'idea di far parte di una tradizione culturale molto antica. C'è una c'è un generico compiacimento nell'esistenza di reperti archeologici, anche in persone che poi non si sognerebbero mai di andare a visitarli, però c'è questo senso come di appartenenza ad una tradizione, ed è una riflessione conclusiva che mi sento di affidarvi ringraziandovi per il vostro ascolto. Grazie. Vogliono chiedere qualcosa? Sono, emozionato
ancora di più. Sfrutterei questi 20 minuti che abbiamo per lasciare almeno uno spazio a qualche domanda. Ringrazio, non venite, manco le parole, una lezione è stata bellissima, abbiamo almeno altri 3-4 anni per elaborare questa e quindi c'è un microfono che può passare anche tra il pubblico senza che forse... Hai preso Giorgia? Eccolo. C'è qualcuno che voleva fare delle domande? La lezione è stata... Eccolo, laggiù. Eccola, signora, scusi, non la vedevo. C'è lì? No. Ok. Adesso arriva allora. Sì, sì, le prendiamo tutte e due insieme. Grazie. Buonasera. Abbiamo parlato un po' dell'influenza scarsa del milanese e io vorrei un po' provocare il professore tramite questa domanda. Oggi se vediamo per esempio le canzoni più nazional popolari, per usare una categoria gramsciana, spesso dei cantanti milanesi, per esempio faccio un esempio Mahmood, che è un bravissimo cantante italiano che usa anche molto bene l'italiano, sono, o Mischeda per usare le più nazional popolari, sono spesso, usano un italiano mescolato all'inglese. E è un fenomeno che è molto presente nella lingua italiana, basti vedere la radio, la televisione, che diventa sempre più prepotente, a me sembra. Come possiamo in un certo modo resistere, e uso questa parola a proposito, e se dobbiamo resistere a questo fenomeno, e se può consigliarmi un libro, consigliarci un libro a proposito di questo. Benissimo. C'è una domanda, andiamo anche l'altra domanda laggiù, così magari risponde a entrambe. Buonasera, grazie per la lezione innanzitutto, professore. E, ho colto nelle sue ultime parole, no, questo, diciamo così, continuo divenire sulla base di una tradizione che man mano integra altre tradizioni in un'identità sempre più ricca, diciamo così. Forse Christian ci può dire anche qualche cosa rispetto a un testo che ha scritto da un po' di tempo, qualche settimana fa, contro l'identità nazionale. Contro l'identità nazionale. L'identità italiana, sì. Sì. Vergogno quasi. Non è che voglio, per carità, o forse sì, perché da quando c'è un'occasione che dico gli devo dire qualcosa. Ecco, un'identità nazionale. Si può arricchire, diventare un'identità multinazionale, diventare un'identità multietnica. Quando noi creiamo un termine come melting pot, no? Un termine dà un'identità, no? Ora, confondere la questione dell'identità nazionale con nazionalismo mi sembra un po' azzardato, non so che cosa ne pensa lei. Benissimo, grazie. Allora, la terza domanda, scusami Luca, perdona, visto che ci sono. Intanto ricordo che insomma tra i libri, io no, prima non ho fatto una presentazione perché chiaramente, insomma, però una delle ultime uscite qualche settimana fa è nella nuova collana, quella di Treccani, nella nuova casa editrice di Treccani, che Parlare, Scrivere, Digitare, che appunto è uscito da poco, quindi insomma consiglio io un libro di Seriani, lo consiglio anche perché questa casa editrice, cioè Treccani, ha deciso di andare in libreria e ha fatto dei libri molto molto belli, e quindi, come dire, che abbia scelto Seriani nelle prime uscite mi sembrava particolarmente significativo. Prego. Buonasera, io sono una vecchia romana ancora molto innamorata della sua città e mi chiedevo perché fra coloro che in qualche modo ci hanno trasmesso il dialetto ha citato Belli, che poi l'ho anche un po' rinnegato, Gadda che non era romano o Pasolini che non era romano e non Trilussa o Pascarella. Mica domande semplici. Benissimo, allora
Cerco di rispondere nell'ordine in cui le domande mi sono state poste. Allora, la compresenza di italiano e inglese nel parlato, in particolare delle giovani generazioni, dei cantanti pop, naturalmente non è solo di cantanti milanesi, è un po' un fenomeno generale. E diciamo, c'è una componente alla quale è difficile reagire in termini prescrittivi. Non voglio dire che ciascuno parla come vuole, però è difficile pensare ad una disciplina, perché poi l'unica disciplina possibile nelle lingue è l'autodisciplina. La lingua la facciamo tutti noi come parlanti. Lo stato di salute di una lingua è lo stato della nostra salute di parlanti. Quindi ciascuno dà il suo contributo alla lingua comune e certo deve un po' avvertirla come un valore identitario. Qui mi riferisco proprio alla seconda domanda. Quindi però per non evadere rispetto alla prima, non si può intervenire sugli usi individuali, quali che siano, si può però naturalmente intervenire negli usi pubblici. È abbastanza evidente che l'uso istituzionale della lingua deve essere controllato e deve evitare anglicismi inutili, perché questa presenza di anglicismi inutili veicola l'idea che ci sono delle cose che non si possono che dire in inglese. Questo in assoluto è un principio sbagliato. Noi possiamo dire tutto in qualunque lingua del mondo e come parlanti di una madrelingua, vale in generale questo, siamo in grado di dire assolutamente tutto quello che vogliamo. Quindi fare questo atto di automutilazione della propria lingua è certamente sbagliato. Quindi va mantenuto negli usi istituzionali, va mantenuto a mio parere anche nell'insegnamento superiore, pur in presenza di corsi in inglese. Però c'è stata una polemica con un preciso risvolto anche istituzionale, una sentenza della Corte Costituzionale a proposito del Politecnico di Milano, che ha stabilito come anche nei corsi magistrali del Politecnico la presenza maggioritaria di corsi in inglese non può emarginare l'italiano per ragioni costituzionali. Aggiungo per il fatto che, tenendo conto del fatto che se si rinuncia ad una parte di lingua, si rinuncia, si colpisce veramente qui al cuore quella lingua. C'è un romanzo di primo Ottocento di Chamisso o Chamisso che racconta la storia di un tale Peter Schlemihl, il quale vende la propria ombra al diavolo. Col diavolo è meglio non venire a patti, naturalmente. Dice: ma l'ombra, tutto sommato, che me ne faccio? Scopre poi che naturalmente questa ombra apparentemente non rilevante alla fine lo mette in una condizione di assoluto disagio, anche la donna amata lo lascia. Ecco, la lingua è certamente più importante, più concreta della nostra lingua. L'identità nazionale. Ma ricordo tra i tanti il presidente Ciampi che nell'epoca in cui si insisteva molto, lo ricorderete, anche le persone più giovani lo ricorderanno, sulla secessione, il Dio Po, eccetera, sottolineò proprio questa compresenza di vari livelli con riferimento a lui stesso. Dice: io sono orgogliosissimo di essere livornese, e sapete quanto in particolare per la Toscana contino gli odi, le simpatie municipali, basta pensare alla contrapposizione, no, da vernacoliere tra Livorno e Pisa, però sono anche, mi sento anche toscano, mi sento italiano e mi sento europeo. Si tratta di identità che si declinano ovviamente a vario livello. Per quanto riguarda l'identità italiana, un elemento fondante è proprio la lingua, ormai condivisa a vari livelli di consapevolezza, però condivisa. Se dovessimo citare un altro elemento che accomuna i vari italiani,
qualche anno fa avremmo citato la religione cattolica, oggi per ragioni fin troppo ovvie non è più così, resta forse l'insieme delle abitudini alimentari. Non c'è nessun italiano che userebbe gli spaghetti come contorno, non c'è nessun italiano che chiuderebbe il pasto, il pranzo, con un cappuccino. Però ammetterete anche qui che la lingua è un elemento fondante per la sua capacità di costruire, di rappresentare il mondo un pochino più importante. A proposito della letteratura romanesca, dunque ho citato Belli perché, nonostante le sue idee di scarsa fiducia nel romanesco, però ne ha lasciato un monumento di straordinario valore artistico, cosa che non possiamo dire nella stessa misura né di Pascarella né di Trilussa. In particolare Trilussa, che è un poeta tutt'altro che spregevole, però usa un romanesco estremamente annacquato, è il romanesco della borghesia della sua epoca, del primo Novecento, non il romanesco della plebe che invece, su cui incide invece la rappresentazione di Belli. Ricordo che Trilussa ebbe proprio come poeta uno straordinario successo e andava in giro nelle varie piazze d'Italia, anche a Milano, a recitare i suoi sonetti romaneschi con grandissimo successo. Un successo che, se fosse stato possibile, probabilmente Belli non avrebbe diciamo raggiunto. E d'altra parte mi sembra che il prestigio di una tradizione linguistica sia garantito soprattutto dalla capacità che questa tradizione ha di essere apprezzata, di essere studiata, di essere praticata da persone di altra origine, quindi per questo Gadda e Pasolini. Ma cito anche come curiosità il fatto che oggi lo studioso di maggiore valore in Italia sul Belli, che ha realizzato recentemente una straordinaria edizione commentata per Einaudi di Belli, è Pietro Gibellini, che è bresciano ed è un grandissimo esperto e appassionato di Belli. Lui lo considera addirittura come Dante. Comunque sia, grande appassionato, che però quando legge Belli ovviamente ci fa un po' sorridere, ma come apprezzamento, perché lo pronuncia con accento chiaramente lombardo. Ma non è questo l'elemento importante, non dobbiamo doppiarlo, dobbiamo invece considerarlo come un grande poeta, un poeta particolarmente significativo. Quindi riconfermerei, insomma, il primato di Belli proprio per la storia della letteratura romanesca, un primato al quale associerei l'anonimo di cui vi ho letto un passo. È curioso dire che è un grande scrittore qualcuno di cui noi non sappiamo neanche il nome, ma insomma tant'è, il testo che è scritto resta ed è un testo di obiettivamente di grande fascino. Abbiamo 3 minuti e poi dobbiamo andare via. In realtà io vorrei fare una ultimissima domanda, ma intanto farei salire sul palco le persone che mi hanno dato un po' una mano quest'anno a fare un sacco di cose, perché da Manuela a Antonella a Flaminia, venite un po' sul palco, almeno facciamo una foto ricordo. Questa è una libertà che Giorgia, Francesca, Elena, Monica, insomma, venite a fare una foto, se no faccio una foto da solo, mi sembra, siccome poi diciamo che Grande come una città è un progetto collettivo, appunto poi questo progetto collettivo è fatto appunto da una scuola di italiano per stranieri, è fatto da una scuola di politica popolare, è fatto dalle lezioni di storia, eccetera, eccetera. Io mi tolgo l'archetto. Io ti devo fare un'ultima domanda, intanto Ada, vieni. Un'ultima cosa, il romano è la lingua del potere, le lingue di Roma è la lingua del potere, perché noi abbiamo, come dire, fatto un altro ciclo di incontri che si chiama M'impiccio,
prendendo appunto un'espressione che era di Ciceruacchio, che appunto nel film di Magni diceva arrivano le cose, il romano è uno che si impiccia, che in qualche modo di fronte sia a quello che dicono i vicini di casa, ma anche alla piccola ingiustizia, la piccola grande ingiustizia, non può che impicciarsi. E dall'altra parte c'è il polo del menefrego, però, che è appunto è quella invece che è così. Allora, il romano è stata la lingua anche appunto, anche oggi viene usata in tanti modi diversi, spesso nella pubblicità la troviamo dappertutto, è una lingua che è diventata una lingua pervasiva, il romano, il romanoide. Poi c'è qui Paolo D'Achille, che è un grande studioso di sociolinguistica romana, che su questo anche potrebbe dire. Che rapporto c'è tra l'uso della lingua, che spesso è l'uso della plebe, e del romanesco, del romanaccio, eccetera, eccetera, e l'uso del potere? Anche oggi appunto viene usato molto questo romano dal sindaco Marino che dice daje per provare a fare una cosa a vediamo appunto le pubblicità che hanno un pieno romano. Che rapporto c'è tra la lingua romana e la lingua del potere? Una domanda immensa, ma magari è una cosa che... Personalità, Cristian ha citato il sindaco Marino, ma aggiungo Giovanni Paolo II, che una volta disse una frase in romanesco, non so, volemo sebbene, poteva essere, non so, non me la ricordo più, si spiegano semplicemente col fatto che si desidera creare una immediata sintonia con la comunità di riferimento, no? E quindi sì, rientra in un meccanismo generale che non associerei espressamente al potere. Quanto alla polarità che è stata ricordata tra m'impiccio e me ne frego, dobbiamo considerare che la forza del me ne frego è stata molto più forte, al punto tale che un osservatore francese dell'Ottocento, anni 20-30, girando per Roma, era colpito dalla frequenza con cui sentiva dire proprio me ne frego. E quindi certo, questo è un atteggiamento che comunque è collegato ad un aspetto avvertito come tipico di Roma, che non ci fa particolarmente onore, devo dire. Anche questo, come tutte le cose, potrebbe avere un risvolto positivo, quello dell'estrema tolleranza, non scandalizzarsi di nulla, accettare tutto, però ha un evidente risvolto negativo che appunto è espresso in modo chiaro nel derivato dal romano menefrego, che è una parola però a tutti gli effetti italiano, cioè il menefreghismo, che è così moralmente un disvalore. Ecco. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Una foto ricordo? Grazie a tutti che siete stati con noi, grazie a Porta di Roma che ci ha accolto, grazie a Lab TV che ha fatto la diretta e poi metterà tutto il video. C'è qualcuno che ha la foto giù? Sì, venite. In realtà appunto io volevo raccontare in quest'anno di grande come una città che appunto è stata battezzata dalla lezione dell'anno scorso sulla lingua della cittadinanza di Seriani, è appunto state tante lingue diverse, Flaminia appunto dell'accoglienza, insomma, chi vuole può riferirsi anche a lei per capire che cosa sono tutte queste lingue diverse. Abbiamo tantissimi progetti, beni comuni, le questioni di genere, la storia, eccetera, eccetera. Io mi fermo, se volete dire qualcosa voi sono molto contento, se no ci facciamo una foto e... Siamo pochissimi in rapporto a quanti in realtà siamo attivi all'interno di Grande come la città, un po' perché c'è timidezza, un po' perché questa settimana ci sono stati 5 eventi su 7 giorni, tra riunioni di gruppi ed eventi in generale, quindi non siamo solo questi, siamo molti di più, e siamo molto inclusivi, quindi chiunque voglia può partecipare, basta avvicinarsi e vediamo le informazioni. Grazie a tutti. Grazie, sì, abbiamo bisogno, perché in realtà prima Giovanni Cauda ha detto tutto questo è stato fatto senza un euro, tutto questo è stato fatto come una grande forza di restituzione. Il professor Seriani è venuto qui e ci ha donato
questa lezione, ce l'hanno donata una l'anno scorso, e questo credo che spinga poi le persone a restituire in qualche modo il valore del proprio sapere, il valore del proprio tempo, il valore della propria capacità di mettersi in gioco. Ci sono persone che hanno fatto politica, vengono da percorsi politici molto diversi, sono persone che hanno cominciato a fare politica quest'anno facendola sul territorio, e penso che questo in un contesto in cui la politica sembra addirittura una parola negativa, siamo venendo da ormai un decennio se non di più di retorica dell'antipolitica, credo che questo sia forse un modo anche molto bello per cercare di capire e conoscere le persone che ci stanno vicino, anche quelle che ci stanno lontano. Grazie a Luca Serianni, grazie Grande come una città, grazie a tutti voi.